Un appalto da 20 milioni di euro, che sta facendo gola, è il caso di dirlo, a colossi della ristorazione, rischia di mettere in crisi il servizio mensa delle scuole pescaresi, proprio ora che il comune, grattando il fondo delle casse, ha assicurato il proprio contributo in modo da permettere alle famiglie di risparmiare un euro a pasto e con la garanzia della qualità del cibo. Gianni Santilli ci tiene a dire la sua sulla vicenda, soprattutto perché, ha rimarcato, prima di essere un assessore comunale sono un nonno e mi sta a cuore la salute dei bambini più di ogni altra cosa. Queste sono diatribe che ci sono tra le ditte e sono loro che stanno creando problemi, ma li stanno creando tra di loro. A me interessa la cosa più importante e io posso assicurare che i ragazzi avranno il servizio mensa regolarmente, o da una ditta o dall'altra. Quindi noi avremo il servizio mensa, che abbiamo anche rivisto i costi per le famiglie, quindi noi siamo certi che l'8 dicembre ci sarà la ditta che servirà i ragazzi a scuola con una mensa altamente qualificata. C'è anche in ballo il discorso della Serenissima seconda classificata che potrebbe presentare ricorso al TAR. Questo potrebbe causare un disservizio? Allora, assolutamente no, noi abbiamo saputo di questa cosa dalla stampa, a noi per adesso non risulta nulla, però noi siamo tranquilli perché avendo parlato io con il dirigente, lui mi ha assicurato che il servizio sarà regolarmente erogato.